Eccoci, le fonti Instant Focus. Domenica si vota per le amministrative in circa 1000 comuni, ma si vota anche per il referendum sulla giustizia. Ci sono 5 quesiti referendari di varia natura, che poi naturalmente andremo a ripassare insieme e che dovrebbero, almeno così dice chi ha spinto moltissimo per questi referendum, cambiare o comunque cominciare qualcosa in ambito di giustizia. Si è parlato e si parla sempre tantissimo di giustizia, la giustizia lenta, la giustizia che è troppo burocratica, i nostri processi che vanno troppo per le lunghe, una giustizia non giusta. Insomma, ci chiediamo, oltre a dare delle informazioni pratiche sul voto di domenica, ci chiediamo se davvero questo referendum potrebbe dare il via a un cambiamento radicale nel sistema giudiziario italiano. Intanto, ricordiamo che, anzi, diciamo che si tratta di referendum abrogativi, cioè che vogliono togliere, andare a cancellare delle leggi riferite ai 5 quesiti che esistono già. Quindi, insomma, non si cambia, ma si toglie, e spiegheremo anche questo. Io quando ho detto chi chiamo per parlare di referendum, non potevo, mi è venuto subito in mente un nome su tutti, che è quello di Giancarlo Pagliarini, che saluto e che ringrazio per essere qui con me, economista, già ministro del bilancio e non solo. Giancarlo, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie che mi hai invitato, si impara sempre qualcosa guardandoti, quindi adesso, oggi impariamo qualcosa sui 5 quesiti referendari. Grazie, beh, detto da te è veramente un grosso complimento. Allora facciamo così, Giancarlo, poi naturalmente andremo anche un po' a spiegare quelle che sono le criticità, i dubbi, però partiamo dalle basi e andiamo a vedere che cosa ci troveremo di fronte, quando andremo alle urne domenica, perché si vota domenica, quindi non solo per le amministrative, ma anche per questo referendum, o solo per il referendum se il vostro comune non va ovviamente al voto. Allora, sono 5 quesiti. Partiamo dalla scheda numero 1, ovviamente andiamo velocemente. È questa, è la scheda di colore rosso, punta a cancellare la legge Severino, che prevede, tra le altre cose, che chi è stato condannato in via definitiva con pena superiore a 2 anni non possa candidarsi alle elezioni politiche. Se vince il sì, viene abrogata la norma sulla decadenza tutta intera, quindi chi praticamente vota sì vuole che persone condannate per reati non colposi tornino a ricoprire e mantengano cariche politiche, a meno di decisioni diverse dal giudice. Chi vota no vuole mantenere la situazione attuale, confermando appunto incandidabilità e decadenza per queste persone. Andiamo a vedere il quesito numero 2, scheda arancione. La domanda posta a tutti voi è: volete cancellare la reiterazione del reato dall'insieme delle motivazioni per cui i giudici possono decidere la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona prima del processo? Praticamente, cosa succede oggi? Una persona indagata può finire in carcere o ai domiciliari prima della sentenza se c'è il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, oppure per impedire che la persona possa reiterare il reato, cioè possa compiere nuovamente lo stesso reato. Chi vota sì vuole eliminare la reiterazione del reato. Chi vota no vuole mantenere in vigore la legge così com'è. Quesito numero 3, andiamo a vedere la scheda di colore giallo, è quella che riguarda le separazioni delle carriere. Si entra nel cuore del sistema giudiziario, si parla di magistrati. Come sappiamo, si dividono tra la funzione di pubblici ministeri e di giudici. Insomma, chi è chiamato ad accusare e chi è chiamato a decidere. Chi vota sì sceglie per l'obbligo di scelta tra essere PM o giudici all'inizio della propria carriera, cioè oggi accade che da prima ci può essere chi svolge il ruolo di PM e poi nel corso della carriera cambi e diventi appunto giudice. Chi vota no vuole invece consentire che il magistrato possa passare da una funzione all'altra. Quesito numero 4, scheda di colore grigio. Allora, la domanda semplificata è questa: volete che l'operato del magistrato possa essere giudicato anche dai membri laici dei consigli giudiziari? Chi sono i laici, giusto per farvi capire, professori universitari e avvocati? Allora, praticamente cosa succede? I magistrati vengono giudicati dopo un tot di tempo da altri magistrati. Questo, secondo qualcuno, è un po' limitativo, cioè praticamente è come dire, scusatemi l'espressione un po' terra terra,
se la cantano, se la suonano da soli. Invece chi vota sì vuole che i magistrati vengano valutati anche da membri laici come avvocati e professori universitari, chi vota no vuole che si continui con la loro esclusione dal giudizio. Andiamo a vedere l'ultimo quesito e poi do la parola a Giancarlo Pagliarini. Abbiamo una scheda di colore verde, il tema è la candidatura per l'elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi un magistrato che vuole candidarsi al CSM deve raccogliere almeno 25 firme. I promotori di questo referendum vogliono eliminare questa soglia così da favorire la candidatura di chiunque senza necessità di appoggi per limitare il peso delle cosiddette correnti, cioè per evitare praticamente che ci siano dei conflitti di interesse, mettiamola così. Chi vota sì vuole eliminare l'obbligo per il magistrato di procurarsi delle firme per candidarsi, chi vota no vuole mantenere questo obbligo. Allora, Giancarlo, intanto dimmi cosa ne pensi di questo referendum. Dunque, beh, per cominciare dico che tu hai fatto bene a dire che bisogna andare a votare, cioè votate sì o votate no, ma andate a votare. Questo lo dico piuttosto convinto perché per votare studiate un po' queste cose e facendo così diventate cittadini più consapevoli. Il bello del referendum è questo. Voglio subito dire una cosa però, manca il quesito numero 6, che secondo me era quello più importante. Qual è? Io faccio il commercialista. Se sbaglio qualcosa, mi portano via la casa, mi portano via i dischi di Little Tony, mi portano via tutto se sbaglio qualcosa e se non ho fatto l'assicurazione. Invece ci sono dei signori che fanno i magistrati, che a volte si vede anche, fate leggere i giornali, fanno degli errori pazzeschi, incredibili, però non pagano un tubo, non li portano via la casa. Quindi c'era, scusate, la Corte delle Firme per dire se gli strati sbagliano, pagano, e invece se sbagliano, non pagano un tubo di niente, paga lo Stato eventualmente. Quindi questo devo dire è stato, non so come dire, il capolavoro di Giuliano Amato. Non so se l'hanno messo lì alla Corte Costituzionale per questo, ecco, nel senso di riuscire a togliere questa cosa che invece è importantissima, secondo me. Assolutamente, perché esatto, bravo, inizialmente peraltro dovevano essere 8 i quesiti, doveva esserci anche il quesito sull'eutanasia, invece poi la consulta ha dichiarato inammissibile questo quesito, però quello a cui fai riferimento tu è proprio, diciamo, come dire, un'assunzione di responsabilità da parte dei magistrati, È assurdo, ecco, è che invece assurdo. non è stato accettato, sì. Mentre poi un'altra cosa da dire è uno vuole andare a lavorare, eccetera, eccetera, vuole andare a votare, importante, però poi dice, ragazzi, se non si raggiunge il quorum, non si, è come se non fosse andato a votare. Per me il quorum è una parolaccia. Ecco, ricordiamo, per poter passare deve essere raggiunto il quorum, ossia il 50% più uno dei voti praticamente dei cittadini. Perché appunto è una parolaccia per te, Giancarlo? È una parolaccia, è assurdo. Cioè, se uno è contrario a questi referendum, non dice vota no, dice non andare a votare. A me mi sembra proprio una contraddizione. Ecco, in Svizzera, che è un paese che funziona molto bene, non c'è il quorum assolutamente. La Svizzera, però, dico subito anche un'altra cosa: questo 12 giugno è una data importante, 12 giugno anno 2022. In Svizzera, dei 12 giugno ne hanno 4 all'anno, cioè 4 volte all'anno hanno l'equivalente dei nostri 12 giugno, capite? Ma perché è importante? Perché se tu vai a votare, tu ti studi le cose, tu studi le cose, capisci di più di come funziona lo Stato e diventi un cittadino più consapevole. Questo Ecco, mi sembra una cosa referendum, molto il importante. caso della Svizzera, appunto, qua loro votano, cioè tu ne parli sempre, sei assolutamente un estimatore del modus operandi della Svizzera. Quanti ne fanno? Cioè fanno referendum veramente su tantissime questioni, vero Giancarlo? Portaci qualche esempio, così raccontiamo un po' quello che accade in Eh Svizzera. sì, no, volentieri, giusto per capire quando lì si parla di democrazia diretta, no? Sì. Si parla di due cose ben diverse, le iniziative popolari e i referendum facoltative. Cosa sono le iniziative popolari? Signori, le iniziative popolari sono quando i cittadini raccolgono le firme per cambiare la Costituzione, non per cambiare una legge o modificare una legge o proporre una legge, no, le iniziative popolari sono solo ed esclusivamente
per cambiare la Costituzione, e i cittadini svizzeri hanno cambiato la Costituzione molte volte, per essere precisi mi sembra 25 volte finora, 25 volte, e altre centinaia di volte invece hanno fatto delle proposte che sono state bocciate, ma intanto si discuteva. Per esempio adesso c'è la guerra, no? Sì. Ecco, voi pensate che nelle pochi anni fa i cittadini svizzeri hanno raccolto le firme per una proposta da mettere nella Costituzione intitolata divieto di finanziare i produttori di materiale bellico. Cioè, sembra un sogno, non è possibile una proposta del genere? Hanno raccolto le firme, è stato messo in votazione e poi, pensate, i cittadini hanno bocciato questa proposta fatta da loro concittadini, perché dicevano è una proposta giusta, però varrebbe solo in Svizzera. Sì. Quindi se noi non finanziamo i produttori di materiale bellico in Svizzera si perde un sacco di lavoro, ma fatto 100 nel mondo la produzione di materiale bellico, la Svizzera conta per il 2%. Facendo così noi non cambiamo il mondo, perché il 98% continuerebbe a produrlo, e generiamo disoccupazione qui da noi. Quindi il 57,5% dei votanti ha detto no, questa proposta di cambiare la Costituzione non l'accettiamo. Ma questo è solo per farti un esempio. Un'altra volta invece hanno cambiato la Costituzione perché si sono aumentati l'IVA. L'IVA nella Costituzione svizzera è nella Costituzione. È stata messa a votazione una proposta dove diceva ci aumentiamo l'IVA perché quei soldi servono per finanziare quelli che si fanno male sul lavoro e non c'erano fondi sufficienti. Okay. E i cittadini col loro voto si sono aumentati l'IVA. Io non so se ci rendiamo conto, signori. Parliamo del reddito di cittadinanza, che così come è stato organizzato per me è una porcheria incredibile. In Svizzera ci hanno provato anni fa. C'era una proposta che è stata votata il 5 giugno del 2016 dove si diceva che lo Stato deve dare un reddito di base incondizionato a tutti i cittadini. Sapete come è andata a finire? Che i cittadini con il 76,9% hanno detto ma nemmeno per sogno, perché se facciamo così, non hanno detto finiamo come l'Italia perché il reddito di cittadinanza ancora non ce l'avevamo, ma hanno detto se passa questa roba siamo matti dalle gare. I cittadini si mettono in poltrona, fanno un tubo, perché lo Stato gli garantisce il reddito di base incondizionato. Ok, chiaro. Questo per farti un esempio, capisci? Quindi come mi piacerebbe a me se qui in Italia si mettesse in votazione il reddito, ecco, di cittadinanza. Ecco, e volevo arrivare proprio lì. Altro titolo che quello che ti propongo, perché in Italia il referendum non scalda gli animi. Prima di sentire la tua risposta, allora diciamo che in Italia c'è un po' il concetto, no? Non vado a votare, tanto non cambia mai niente, no? Che è una frase molto, molto superficiale, però è quella che solitamente sentiamo dire quando bisogna andare a votare, indipendentemente da cosa. Poi è ovvio che ci sono dei turni elettorali che sono un po' più sentiti, altri meno, però ti mostro questo cartello curiosità, lo dico per la regia, parto da qui, perché vabbè, intanto mi sono un po' divertita ad andare a ricercare l'origine del nome referendum, gerundivo del verbo latino referre, riferire. Il termine prende forma dalla locuzione ad referendum, convocazione per riferire. E leggiamo qui come il secondo paese più referendario del mondo, con la Svizzera, perché la Svizzera, insomma, abbiamo già sentito raccontare da Giancarlo Pagliarini, è l'Australia. Nel 1977 gli elettori sono stati chiamati a votare per la scelta dell'inno nazionale, cioè addirittura è stato anche il primo caso di scheda referendaria con 4 risposte possibili. Beh, è anche divertente andare a votare per scegliere l'inno nazionale. Di solito i referendum ne prevedono 2, sì o no, di possibilità. Allora, andiamo anche a vedere quanti referendum ci sono stati in Italia, così poi ti chiedo come mai appunto il referendum in Italia non scalda. Dalla Repubblica al divorzio in 76 anni, 73 referendum, con i 5 di domenica si raggiunge quota 78, abbiamo avuto 67 referendum abrogativi come quello di domenica, 4 costituzionali, 1 consultivo, 1 istituzionale, che è il famoso referendum monarchia o repubblica. Allora, questa è un po' la storia dei referendum in Italia, ma perché i referendum in Italia non sono seguiti? Perché non c'è questa voglia di partecipazione, Giancarlo?
Bravissima, è proprio questo, non c'è voglia di partecipazione, no? Perché dicono tanto non cambia niente, l'hai detto tu prima. E la tragedia è che purtroppo è vero, perché io voglio ricordare a tutti che il 22 ottobre del 2017 in Lombardia, in Veneto, si è votato per avere più autonomia, più responsabilità, come previsto dalla Costituzione. Si è votato, sono andati in tantissimi a votare, ma dal 22 ottobre a oggi non è successo un tubo di niente, hanno solo litigato, e questa è veramente una tragedia. Infatti io sono il presidente onorario di Rete 22 ottobre, stiamo cercando di organizzare qualcosa che vada anche oltre questa cosa, ma cerchiamo di seminare l'idea di una riforma federale. Però purtroppo è così, purtroppo è così. Io ricordo quello famoso dell'agricoltura, no? Sì. Era passato un referendum e cosa hanno fatto? Hanno cambiato il nome del ministero. Purtroppo l'Italia è un paese troppo centralizzato, il potere è tutto lì focalizzato a Roma, e chi ha il potere non vuole cambiare niente. Quindi è meglio non cambiare niente, assolutamente. Perché? Perché io il potere me lo voglio tenere, e questa è la tragedia del sistema paese. Ecco perché sarebbe veramente necessaria una riforma della Costituzione sul modello svizzero, perché sul modello svizzero la sovranità è dei cittadini, non è dello Stato. Lo Stato, anzi, non ha nessuna sovranità, i titolari della sovranità sono i cittadini e gli enti territoriali, che delegano delle funzioni, dei compiti allo Stato. Lo Stato è al servizio dei cittadini, non è il Padre Eterno, non è Dio, insomma, ragazzi. Si dice sempre la Costituzione più... Tutto sopremesso, andiamo a votare domenica. La Costituzione più bella del... No, figurati Giancarlo, dico che, stavo dicendo con un sorriso, che anche qui diciamo sempre la Costituzione più bella del mondo, c'è sempre una discussione infinita sulla possibilità di intervenire sulla Costituzione, che dopo tanti anni, voglio dire, può essere anche la più bella del mondo, ma deve anche un po' corrispondere, no, all'evoluzione dei tempi. Però anche lì si fa sempre un gran discutere senza poi insomma arrivare a un dunque. Bisogna avere un po' di fantasia. Prima giustamente hai citato quel referendum in Australia con 4 possibilità invece di 2, cioè non è scolpito nella legge, nella roccia, no, che la situazione è questa. Bisogna, anzi è necessario cambiare, perché il mondo corre, il mondo va avanti. La Costituzione svizzera la cambiano abbastanza spesso con il voto dei cittadini, no? Qui invece è tutto bloccato ed è veramente un disastro, ma ricordiamoci, è tutto bloccato sull'obiettivo di mantenere il potere a Roma e di quelli che sono lì nei palazzi romani, i quali non vogliono cambiare niente, perché qualsiasi cosa cambia corrono il rischio di perdere del potere, ed è una vera tragedia, santo cielo, veramente. Certo. Perché il paese continua ad andare di male in peggio. Hai visto, adesso la Banca Centrale Europea smette di sottoscrivere titoli di Stato, quasi regalando i quattrini, aumenteranno gli interessi passivi. Certo. Quelli che vogliono fare i mutui adesso non dormono sonni tranquilli, perché chiederanno meno prestito, ovviamente poi casca la richiesta del prestito, e quindi di conseguenza potrebbe esserci proprio questo cortocircuito, no? Perché poi l'economia insomma potrebbe veramente subire un arresto. I mutui sono importanti, compri la casa eccetera, però certo, adesso i mutui reddito assisti sono già sul 3%, però certo, se tu lo prendi variabile magari corre il pericolo di arrivare al 18% con l'inflazione che sta occupando. Certo. Quindi è un disastro, no? Il paese non funziona, questi problemi ce li abbiamo moltiplicati per 100 perché siamo organizzati malissimo, e questo è il punto. Il fatto che in Lombardia e in Veneto si sia votato per avere un minimo di responsabilità in più, e in 5 anni, quasi 5 anni, saranno 5 anni il 22 ottobre, non si è fatto un tubo di niente, santo cielo. E io volevo sottolineare proprio il fatto che se i magistrati sbagliano non succede niente. Okay. Se è provato che hanno fatto un errore e qualcuno ne ha pagato le conseguenze, paga lo Stato. Quelli che hanno sbagliato non pagano. Secondo me questo è sbagliatissimo. Santo cielo, si poteva fare. Già che c'eravamo, no, ma infatti, Ventura, anche se un pronostico da parte tua, Giancarlo. Intanto ricordiamo, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 domenica, solo domenica, quindi non ci sarà il turno del lunedì.
E peraltro lo spoglio inizierà proprio domenica stessa, a chiusura delle urne, insomma, dei seggi. Pronostico, ma insomma, questo purtroppo famigerato quorum, la parolaccia di cui parli tu, verrà raggiunto secondo te? Diciamo che, non so, le amministrative, si vota in circa 1.000 comuni, potrebbero dare una spinta al raggiungimento del quorum? Ebbene, dove si vota per il sindaco è chiaro, tu vai lì per votare, però a Milano, dove per esempio non si vota il sindaco, beh, stavolta saranno tantissimi milanesi che non andranno a votare. Io adesso sono in Liguria, però sto organizzandomi per andare a Milano, cerco di andare perché voglio votare e voglio votare qui, tra l'altro. Però Certo. se devo farti una previsione, secondo me diciamo al 90%, no, diciamo l'80%, ho paura, ripeto, paura con la P maiuscola che il quorum non si raggiungerà mica, anche perché quelli che sono contrari a questi referendum non dicono di votare no, dicono di non andare a No, votare, certo, capisci perché quello? appunto È una se non... contraddizione, è proprio un Lo controsenso. so, però essendo abrogativi, appunto, se si deve scegliere se cancellare o meno una norma, chi non la vuole cancellare non va a votare, fondamentalmente. Non è ovviamente la cosa giusta, ma è la cosa logica che secondo molti, Certo, no? è sbagliatissimo perché se invece non ci fosse il quorum, tu non vai a votare, peggio per te. Invece io Esatto. non voglio cancellare, Sì, 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 vado sì, sì. a votare. Ha assolutamente Assurdo, senso, proprio assolutamente è senso. contro natura, una Esatto. cosa contro Sì, natura, perché secondo me. senza quorum si sentirebbero più coinvolti anche coloro che vogliono che tutto resti invariato, insomma, e quindi direbbero: aspetta, io vado. Se non vanno a votare, peggio per loro, Esatto, come è esatto. giusto che sia, no? È una Esatto. questione di civiltà, veramente. Assolutamente. Allora, Giancarlo Pagliarini, noi ci risentiamo post voto, vediamo così almeno capiamo anche come è andato questo referendum che abbiamo detto, insomma, di solito il referendum non scalda gli animi come leggiamo in sovrimpressione, e, ci vuole maggiore coinvolgimento. Speriamo, vediamo cosa succederà domenica e poi ci risentiamo. Io intanto ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Va Ringrazio, messaggio per tutti, andate a votare domenica. Ciao. bene, grazie. Certo, questo è sempre di buon senso. Andare a votare, insomma, è nostro dovere. Poi chiaramente ci sono tutte le rimostranze del caso.